Il Golem, l'interruzione. I quattro testi che Antonio Sciarpi presenta a Bologna in Lettere sono tratti da questa raccolta che ho avuto anche il piacere di leggere in precedenza al Premio Itaca, dove è stato ampiamente accolto dalla giuria. Credo che sia un libro, una raccolta ancora inedita. Beh, intanto partiamo dal titolo, Il Golem, l'interruzione. Beh, il Golem ha un richiamo quasi archetipico, quasi ancestrale, inevitabilmente legato al mito. Ecco allora che un poeta di 20 anni riparte dal mito, ma questo è un mito attivo, cioè un mito che è attivo ma soprattutto che viene attualizzato, lo vedremo nel corso di questa lettura. Parliamo dei testi. Repulisti è il primo testo. Abbiamo una scena, un incrocio tra scena teatrale e sequenza cinematografica, in cui il testo struttura che è una sorta di faldone informe, ecco il golem, una struttura informe, una figura informe, la poesia come struttura informe da plasmare, da creare, da ricreare, da risemantizzare probabilmente. E allora in questa struttura in cui tutto viene detto per incisi attraverso sequenze contrastive, che contrastano tra loro, tra una serie impressionante di parentetiche, di parentesi tonde, soprattutto quadre, con una distinzione precisa della parentesi quadra, per esempio, sembra che l'autore del testo dia delle precise indicazioni al proseguimento della scena, alle azioni sceniche, e mentre nella parentesi tonda a volte sono invece messe in campo le sensazioni, i pensieri, quasi lo stato emozionale. È un testo complesso, Repulisti. Intanto la scrittura, che appare semplice, chiarificata, e tuttavia non è mai banale, è una scrittura criptica, è una scrittura piena di senso intimo, è una scrittura interiore, è come dire, è la traccia di un io lirico esposto, sovraesposto e al fuoco della storia. L'io lirico non può che confrontarsi col mondo, per cui la stanza inevitabilmente si apre all'altro, all'alterità del mondo, la stanza non è mai chiusa, non è mai definita in sé. E si procede per negazioni, non può, non riesce, non parlarmi, dove ha, per esempio, ha figure retoriche di squisita fattezza letteraria, di squisita cultura letteraria, come l'anticlimax, per esempio, a volte, spesso e anche oggi, succedono inevitabilmente frasi dal parlato gergale locale, anche basso meridionale, cucinato, ti ho, smentito, ti ho. Ma repulisti, quindi pulire, fare il punto, sistemare la stanza, perché si parla di una stanza, di una camera da letto, e anche, viene detto in due versi, liberare il campo e ripulire la scena. Fare pulizia, tentare di fare ordine, aprire il campo, aprirsi per cercare di caprire. Ma c'è una strofa centrale, ed è la terza strofa di questa campitura di sei strofe, al cui centro c'è forse l'essenza principale. Il nodo da sciogliere o da disciogliere, tra eterno e contingenza in mezzo, tra parentesi, sistemata con un enjambement sconvolgente, un fallo immortale, da cui forse tutto deriva, o l'errore da cui tutto parte. C'è anche questo. Nei tre testi successivi, abbastanza simili per struttura e abbastanza legati come se fossero parte di una mini suite, invece vediamo una serie di lampeggiamenti, di flash, di luci che si sovrappongono e che contrastano il buio. E nel buio, illuminato dai fari o dalle sirene di un'ambulanza o della polizia,
emerge questa figura mostruosa, il golem, è l'io, è l'essere mostruoso che sta venendo al mondo, che si sta plasmando, che si sta producendo. Credo che la scommessa più giusta e più importante per un autore di 20 anni che ha alle spalle già un libro notevole sia proprio quella di tentare una semiotica della vita, una semiotica della poesia, tra segno e senso, questo continuo dibattimento tra ricordo e non ricordo, tra luce e buio, presenza e assenza, eterno e contingenza, una sorta, lo dirà lui nella raccolta, glottogonia, una sorta di breviario e glossario delle parole agoniche della poesia di questi anni. Scena di genere, un risveglio, la cucina e il letto. Repulisti. Amore, letti ho fatto, odori sparso, manate tutte all'aria, pulizia di alcol, spazi ovunque per un rilascio. L'impossibilità dell'esternare ciò che vuole lo fa morire come un cane, di vergogna. Gli regali il fardello dell'indifferente. La decisione spetta a lui, ma vedi, non può. Parlagli di cos'è eterno, fallo immortale, di contingenza che prepara. Non riesce proprio a volte, spesso e anche oggi, a ricordare com'è possibile essere fallace. Amore, cucinato ti ho, demoni nel forno. Ricorda quel discorso come l'ultimo. Non parlarmi in questo modo, smentito ti ho, fatto spazio. Stende con la mano l'ultima piega del materasso. Vedi, ho bisogno di pensare, Sisifo felice. Per non dare agli altri da capire, sulla soglia ci scambiamo questo gesto, il mignolo sulla guancia che striscia piano, un saluto fatto a gomiti, le labbra che boccheggiano e non dicono nulla. Pieghiamo la testa all'indietro, così ci accogliamo, al riparo da tutto ciò che è conosciuto. Dal simbolo coniato. Nell'aria fissi la polvere, i granelli in ritorno si posano a terra, compongono forme, questo è ciò che sembra. Le ore alte passano così come l'ombra, a volte una lama le taglia, perché nella stanza se entra luce lui inorridisce, ma sono solo le sirene in autostrada. A singhiozzi i lampi intermittenti ti illuminano la faccia. Non gli sei stato mai così riconoscibile come ora che hai il volto mostruoso del deforme. Dialogo muto sul significato delle cose. I giorni a incandescenza ci offrono bagliori rari. Torniamo a casa. Allontaniamo le grida nel palazzo blindando la porta. Intarsiamo un argomento nuovo, è vero. Non ci sono molte cose altre su cui discutere, posti dove andare. Non resta che decidere, mi fai di contingenza o mi rinchiudi al referente che mi indica. Resta di affidarci al senso del segno.